progetti eTwinning forniscono una guida e spunti di ispirazione per gli insegnanti nuovi in eTwinning. Anche gli insegnanti più esperti ne trarranno ispirazione per organizzare progetti e per capire quali tipi di attività didattiche organizzare. I progetti eTwinning sono di tutti i tipi. Non c'è un formato fisso per lo scenario di un progetto. I progetti possono essere di durata più o meno breve, possono essere fatti da due o più partner. Anche i tipi di attività possono differenziarsi in base alla fascia d'età dei partecipanti o alla disponibilità e al livello di tecnologia delle scuole partecipanti. Detto questo, ci sono alcuni elementi essenziali che costituiscono ciascun progetto eTwinning. La maggior parte dei progetti è strutturata più o meno allo stesso modo. Prima di tutto c'è l'avvio del progetto, con la presentazione dei partner. Questo è un primo passo essenziale. La presentazione dei partecipanti può essere sia un'attività a sé, sia un'attività collegata al tema del progetto. Ovviamente, nel corso di tutto il progetto, i partner avranno più opportunità per conoscersi meglio. All'inizio del progetto c'è la fase di orientamento, nella quale vengono presentati i temi e argomenti. Gli studenti scopriranno cosa e come impareranno durante il progetto. Imparare con eTwinning significa utilizzare nuove pedagogie incentrate sull'apprendimento attivo. La parte principale del progetto consisterà in attività di apprendimento, comunicazione e collaborazione. I partner del progetto interagiranno e collaboreranno spesso e in diversi momenti. Se possibile, tuttavia, dovrebbero organizzare eventi o attività che vedono la partecipazione di tutti i partner in contemporanea. Le attività di comunicazione comprendono diversi tipi di comunicazione tra i partner del progetto. Per esempio, i partecipanti possono presentare se stessi o i risultati del progetto. Possono essere attivi in discussioni sui forum, possono fornire feedback verbali e non verbali, possono intervistarsi a vicenda nel corso di sessioni e training live, eccetera. Le attività di collaborazione sono attività che portano a un risultato tangibile. Possono essere prodotti digitali, come film, ebook, mappe concettuali, presentazioni di diapositive, quiz, eccetera. A volte questi prodotti sono creati dai membri di un solo gruppo classe. I responsabili del progetto, tuttavia, dovrebbero anche fare in modo che gli studenti sentano di contribuire alla realizzazione di un risultato comune. Al termine del progetto deve esserci una fase conclusiva, in cui il progetto viene valutato da tutti i partner, gli studenti e gli insegnanti. Durante il progetto occorre anche integrare diversi metodi di valutazione formativa. Infine, quando il progetto è terminato, c'è l'opportunità di diffondere i risultati nelle diverse comunità scolastiche. C'è la possibilità di comunicare ai vari stakeholder, come ad esempio gli studenti della scuola che non hanno partecipato al progetto, gli altri insegnanti e i genitori. I kit eTwinning contengono gli ingredienti per cucinare un progetto di successo. Non ci sono ricette fisse né guide passo passo. I partner dei progetti eTwinning hanno sempre la flessibilità di decidere cosa è meglio in ogni situazione. Tutte le attività suggerite nel kit di progetto possono essere adattabili e personalizzabili dal docente. Il risultato sarà che i ragazzi possono sedersi allo stesso tavolo e gustare un piatto che hanno preparato insieme.